Ti stavo aspettando. Hai fatto palestra, non è vero? Già, si vede. Speravo che mi facessi il bagno. Sono molto, molto sporca. Stavi masturbando. Non è vero. Sì, invece. Oh, e va bene, allora sparami, mi facevo una sega. Esatto, mi lustravo il piffero, accarezzavo il lucertolone, omaggiavo la mia terza gamba. Sei disgustoso. Scusami, ma uno di noi ha ancora il sangue che gli pompa nelle vene. Anche io. Davvero? Beh, pare che io sia l'unico qui a cercare un rimedio. Lester, mi rifiuto di vivere così. Questo non è un matrimonio. Questo non è un matrimonio, da anni. Ma sei stata felice fin quando ho tenuto la bocca chiusa. Beh, indovina un po'. Sono cambiato. E il mio nuovo io si fa una sega quando è arrapato. Perché è ovvio che tu non gli darai mai una mano in quel reparto. Ah, capisco. Tu credi di essere l'unico sessualmente frustrato. Ma non è così. E allora forza, bambina, sono pronto. Non fare il bestione con me, bello. Chiederò il divorzio così in fretta da farti girare la testa. Con quali accuse? Non sono un ubriacone, non scopo con altre donne, non ti maltratto, non t'ho mai picchiata. Non provo neanche a toccarti, da quando hai reso abbondantemente chiaro quanto poco necessario mi consideri come essere. Però ti ho aiutato economicamente per la tua licenza. E c'è chi penserebbe che questo mi dà diritto alla metà di quello che è tuo. Perciò spegni la luce quando torni a letto.